da sfondo a uno dei più duraturi simboli dell'impero Inca, Machu Picchu. Dopo la colonizzazione spagnola, la foresta ha ripreso possesso del sito sacro e per più di 500 anni ha nascosto a tutti, salvo la popolazione locale, i segreti di Machu Picchu, svelati al resto del mondo nel 1911. Intraprende un viaggio nel tempo e nello spazio per visitare gli imperi dorati del Perù, una culla della civiltà sviluppatasi quasi 5.000 anni fa. Apprendi come l'abbondanza delle risorse marine e terrestri di questa diversificata regione ha favorito il fiorire di sofisticate società agrarie. Le società andine hanno tramandato una ricca eredità visiva, espressa da templi e oggetti sacri, rivelando la propria ingegnosità e profonda connessione con il mondo naturale. La visione andina del mondo trova drammatica espressione nell'epopea di Ayyavalik, l'eroe Moce che passa da uno all'altro dei tre mondi della mitologia andina per soccorrere il sole e garantire il ritorno delle piogge che nutrono la sua comunità. Assume poteri animali per muoversi attraverso il pianura come una pantera, penetra nel mondo sotterraneo degli antenati come un serpente e si libra fino al mondo celeste degli dèi come un uccello. Lungo la strada sconfigge creature marine mitiche, assumendone i poteri. I popoli andini conferivano alta priorità al mantenimento dell'ordine nel mondo naturale. Praticavano il sacrificio rituale per onorare gli dèi. I migliori guerrieri partecipavano a combattimenti cerimoniali. Gli sconfitti, trasformati in esseri sacri, erano portati in processione fino al tempio e sacrificati per rigenerare la comunità. Solo pochi privilegiati assistevano a queste cerimonie sacre. I pari, re, regine e imperatori che dominavano queste società sono incarnazioni sacrane degli dèi, addobbati con gli scintillanti simboli dei propri poteri. I sacrifici simbolici hanno da tempo sostituito quelli umani, ma le festività andine continuano a onorare gli antenati rifacendosi alle tradizioni del passato. Un'esperienza irripetibile, un raro spiraglio sulle vite, le credenze e l'abilità artistica delle antiche società andine. Un viaggio di rigenerazione e trasformazione, raccontato da una magnifica collezione di oggetti sacri, comprendente i leggendari ori funebri dei signori delle Ande. Adesso cammina attraverso la foresta nebulosa per immergerti nella sacralità di Machu Picchu. Scopri gli imperi durati del Perù.